Secondo atto del progetto di gemellaggio tra studenti europei che coinvolge anche le scuole di Bucine e Pergine. Ieri visita al Sacrario di San Pancrazio, poi momento ricreativo per ospitalità sulle musiche delle coreografie di Grease aspettando il soirée del teatro stasera. Un'esperienza da ripetere che già sta crescendo. È stato bello mostrare ai ragazzi dei quattro paesi partner del nostro progetto i posti che hanno visto questi tragici eventi, perché la memoria di questi eventi non vada dispersa e perché tutti siano consapevoli che tali cose non debbano più succedere. In ogni paese in cui noi siamo stati per le mobilità è stato preso in esame come affrontare la diversità a scuola attraverso i vari linguaggi. E il prodotto di questo lavoro che c'è stato si può vedere sul nostro sito web, che è accesstoschoolforeveryone.wordpress.com, e che potete visitare per vedere tutto quello che è stato fatto in questi 2 anni di progetto. Presente anche il sindaco di Pergine. Una storia che bisogna sempre recuperare, bisogna ricordare, parlarne e insegnarla a tutte le generazioni. Questa è un'occasione bellissima per il nostro territorio. Siamo 5 delegazioni d'Europa qui a San Pancrazio, abbiamo visitato il centro della memoria e adesso continuiamo con le attività culturali. Adesso i ragazzi ci presentano uno spettacolo, suoneranno tutti insieme, domani sera ci sarà l'appuntamento a teatro. È veramente un'emozione poter partecipare a questo scambio culturale che fa conoscere il territorio, che fa lavorare insieme nell'accoglienza tutte le associazioni e tutti gli attori principali delle amministrazioni e dell'istituto comprensivo. Ecco la testimonianza di una delle studentesse straniere, Agnieszka, dalla Polonia. È stata un'esperienza molto toccante vedere oggi questa testimonianza di ciò che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale da voi. Del resto, la mia famiglia nelle precedenti generazioni è stata coinvolta direttamente, come potete ben capire, in alcuni drammatici momenti ed eventi di quel conflitto.